Bella a tutti ragazzi, qua Riga che vi parla. Bentornati in questo nuovo video di Salva il Mondo. Ragazzi, sono veramente... Ma voi non avete idea della felicità che ho addosso. Infatti oggi andremo a vedere che cosa hanno aggiunto di nuovo in questa nuova patch. Innanzitutto andiamo ad aprire il rapporto di stato casa base, l'ultimo che è uscito, quindi... Ok, nel mentre che io ho già il rapporto di stato casa base aperto, noi possiamo andare subito a vedere all'interno della mappa che è uscito qualcosa di nuovo, e si può notare subito perché c'è una nuova icona chiamata Sopravvivi all'Orda. Ci ricordiamo ragazzi che molto tempo fa c'era Ordebash, sempre una Sopravvivi all'Orda diversa che dava ricompense diverse. Era una cosa che aveva un'ambientazione nel deserto, uscita durante sempre questo periodo, ma allo stesso tempo aveva anche comunque cose differenti. In questo caso, in questa modalità di Orda, possiamo andare a vedere l'info della missione che ci dice: raccogli consegne di rifornimenti, costruisci difese e sopravvivi all'Orda inarrestabile. Nella vecchia versione di Sopravvivi all'Orda non c'erano consegne di rifornimenti. Quando la giocavo io c'erano 4 basi con quei pochi materiali e la costruivi, andavi avanti nel tempo, c'erano un tot di ondate e alla fine vincevi i premi. Signori, abbiamo un rapporto di stato casa base davanti a noi nel metro e 50 like, e seguitemi su Twitch oltre che anche qui su YouTube, mi raccomando. Twitch siamo verso i 1300. Andiamo a vedere che ci dice che la 24.30, quindi la versione di adesso che è uscita proprio oggi, introduce Sopravvivi all'Orda in Salva al Mondo. Difendi le tue basi dalle ondate nemiche e ottieni ricompense. Inoltre, con la 24.30 ritorna la serie di incarichi Rissa delle Terre Selvagge. Infatti, ragazzi, se noi ci andiamo a movimentare tra gli incarichi, possiamo andare subito a vedere che ci sono evento Sopravvivi all'Orda. Infatti, ragazzi, abbiamo qui Sopravvivi all'Orda. Ogni incarico darà un tot di cose. Ci sono quelli giornalieri, che questi qui sono cose che escono ogni giorno. Questo è un incarico giornaliero, ti dice. Questi non sono incarichi ripetibili, se no c'era scritto. E poi iniziano ad esserci quelli dove danno ricompense particolari. Completa l'ultima ondata di Sopravvivi all'Orda in una zona 140+. Darà un'icona stendardo con un vulcano e un'icona stendardo con il teschio per la fase 1. In totale sono 4 stendardi e adesso ve li faccio vedere subito. Andiamo ad aprire Telegram, andiamo a vedere subito le ricompense che danno questi, ecco, questi qua, questi stendardi qui. Eccole qui ragazzi, abbiamo 2 spray e 4 stendardi. Possiamo ovviamente chiarire che gli spray saranno ovviamente per altre sfide all'interno di questa modalità, e i 3 stendardi con i teschi saranno tutti della fase 1, fase 2 e fase 3. Quello del vulcano, come abbiamo visto, farà parte della fase che ragazzi si trova all'interno dell'ultima estrazione finale. Per il resto ragazzi andiamo a leggere il resto del rapporto di stato casa base. Vi consiglio comunque a tutti di entrare nel mio Telegram, che come vedete è attivo e fanno, ecco, si parla, si gioca e si quant'altro. Andiamo a vedere che dice. Attenzione. Continua a leggere per sapere di più su questo aggiornamento, no? Sopravvivi all'Orda. Mentre attraversi l'isola vulcanica, sopravvivi alle crudeli ondate di abietti e difendi le tue basi di risorse. Fin quando riuscirai a sopravvivere all'Orda? Questa nuova modalità arriverà oggi, infatti 2 maggio, e sarà disponibile fino alla stagione di secche scorbutiche. Quindi da quando finisce secche scorbutiche, questa modalità sparirà. Verrà reintrodotta l'anno prossimo per la stessa durata. Nuova mappa, in Sopravvivi all'Orda ti troverai ben oltre lo scudo antitempesta, in un vecchio sito di operazioni minerarie in un'isola vulcanica. La tempesta incombente ha diviso l'isola in pezzi e tu dovrai superare fenditure profonde, piene di lava. Per poter attraversare l'isola dovrai difendere 3 basi di risorse sull'isola, un po' come quella lì di difendere i distributori di Blab. Raccogli rifornimenti, la tempesta si avvicina ripetutamente e non c'è tempo per raccogliere le scorte. Non otterrai nessuna risorsa rompendo gli oggetti col piccone, quindi dovrai fare affidamento alle consegne. Quindi che cosa succede? Le consegne ti daranno armi, munizioni e componenti. E si spera che si riesca a sopravvivere con queste, ecco, cose limitate. Sopravvivi a 15 ondate, infatti le ondate saranno 15 e ogni ondata saranno sempre più forti i mostri. Gli incarichi e ricompense dicono icone spray, icone stendardo e spray, poi ovviamente PE e altre cose per creazione. C'è la settimana 1, abietti affrettati, che danneggiare ed eliminare i nemici farà in modo che l'Orda si avvicini più rapidamente, e ancor peggio, se i nemici si avvicinano tanto da iniziare a danneggiarti, inizieranno a curarsi. Pensate un po', come una curatrice.
la settimana 1 è iniziata ora, o meglio, in realtà no, inizia dal 3 maggio fino al 10, poi dal 10 al 17 ne inizia un'altra. Quindi bene, torna Rissa delle Terre Selvagge, quando? Il 4 maggio, quindi non è ancora disponibile questa serie di incarichi, dove darà Gia, ovviamente eroe animale, ed era già comunque, ecco, presente in gioco da quando l'avevano aggiunto la prima volta. Poi, ed è uno degli eroi più recenti, devo dire, di questa serie animale. Poi, negozio settimanale, il 4 arriva la polveriera, Ramirez Bucaniere l'11 maggio, quindi ragazzi, mi raccomando. Ci sono state le correzioni di bug, dove gli abietti ignoravano il rifugio nelle missioni evacuo rifugio, cosa che avrei lasciato. E risolto un problema che consentiva ai giocatori di portare armi dall'avventura precedente alla nuova stagione di Ventura. Orco Dio. Posso dirlo? Hanno fatto una cosa che secondo me non dovevano fare, però vabbè. Ho farmato per un cazzo. Direi di continuare. Direi di continuare. Dai, amo, porca madonna. Facciamo una prova di questa sopravvivi all'orda, in zona 140+, sperando che ci sia gente che gioca, ma essendo una nuova modalità me lo aspetto e come, infatti è già piena. È già piena, quindi va più che bene, sono molto contento di questo aggiornamento. Perfetto, sono tutti dentro, vedete? Bene, bene, bene. Ci sono altre cose che ci riguardano nell'aggiornamento, ovviamente salva il mondo no, ma per il resto no. Per il resto no. Andiamo a mettere come eroe. Io metterei un costruttore, entrerei con Nox e cambierei build. Vediamo, perché comunque cambiare build si può ancora. Poi. Vediamo un po'. Signori, siamo dentro. Vedete già le fenditure vulcaniche. Oh, ci hanno già riempito di cose. Quindi all'inizio... Ah, possiamo craftare le nostre armi. Ho fatto bene ad entrare col costruttore. Ho fatto veramente bene ad entrare col costruttore. Ci sono dei cristalli in giro per la mappa. Ok. Però vedete che non danno nulla. Come ha detto prima il rapporto di stato casa base, non danno assolutamente nulla. Ecco, le cose che rompete. Le uniche cose che potete guadagnare sono dalle consegne di rifornimenti. La mappa è completamente nuova. Quindi bene. Quindi se non puoi farmare, logica dice che conviene metterti nei gadget la consegna dei rifornimenti. Esattamente. Cosa che tu non hai fatto. Non ho fatto perché non ho ancora capito come funziona questa nuova modalità. Vabbè, ma se avevi letto che non si poteva farmare... Vabbè, ha detto che però usciranno consegne di rifornimenti ogni tot. Questi sono i cosi da difendere, che la prima ondata inizia tra 1 minuto e 20. E devi difendere solo quello? O ce ne sono altri? No, infatti ci sono altri 3 obiettivi. Infatti penso che ogni tot bisogna girare un totale di 15 giri totali, però ovviamente 15 diviso 3 per farli tutti. E un cazzo, io non ho idea di come vogliono costruire. Io la farei in questa maniera. In caso se dovessi trovare un modo fattibile per farla, vi porterò poi il video assolutamente. Boh, alla fine può essere buildata come una recupera. La grandezza è quella. La build uguale a una recupera. Qua i lati ci mettono. Ah, la base, giusto. La base l'ho messa, ho fatto bene. Perché tanto adesso cambio build. Cambio assolutamente build. Attenzione, lo switchare build non so che cosa conferisce. Perché hanno detto che ci sono dei modificatori che usciranno durante la missione. Quindi switchare build secondo me comporta molti vantaggi. Sussurriamo al Wafferbot. Già. Siamo qui. Vediamo un po' cosa succede. VHL7, tanto la base l'ho messa. Anche lui l'ha messa. 10 secondi inizia l'ondata. Vediamo un po' come ci si comporta. Allora, per craftare le armi ovviamente servono i materiali. Io adesso non posso permettermi di buttare via l'assalto. Vedete che ho poca roba, però le trappole volendo le posso mettere. Allora, posso mettere 4 di questi? Sì. Le mettiamo qua sotto.
già che ci siamo, potenziamo al 3 pure qui, perché tanto saranno i punti più importanti che verranno colpiti. Allora ragazzi, sono molto molto contento. I mostri all'inizio della missione al 140 partono con una potenza di 152. Vedete che è come Frost Knight, praticamente c'è una barra sopra che in base alle eliminazioni che fate vi farà, ecco, proseguire nelle altre ondate. Quindi bene. Quindi bene. Qui ho messo ovviamente il riciclo, così almeno mi faccio i materiali. Ovviamente è fattibile secondo me anche farle da sole ste missioni, però ripeto, c'è ovviamente chi le fa da solo ste missioni, che le fa in solo, che fa vedere che è forte, eccetera. Ahí ci sta. Però ecco, caccia all'orda, abietti e mostri eliminati. Mille puttana Eva, ragazzi. Ovviamente per fare ciò bisogna mettere le trappole, perché sennò... Ma mi sa che conta in generale tutte le eliminazioni di tutti. Perché vedete che io non ho messo trappole, non ho messo un cazzo, ma in generale, ecco, vengono contate. Ecco, ho sbagliato, ma ho messo pure la base. A parte che io col ninja non dovevo più avere la base, però vabbè. Perfetto. Elimina nemici. È lunga, ragazzi, secondo me. Però io direi intanto di fare un'esplorazione al volo. Vedete che ci sono i cosi dello slurp, ma in questo caso sono finti, ovviamente non ti curano. I mostri arrivano qui dall'alto, da delle grotte. Ok, wow, ragazzi, ma è un posto tutto nuovo. Che bello vedere sti cristalli. Sembra proprio un nuovo minerale da raccogliere. Non vi dà l'idea di essere un minerale nuovo da raccogliere? Ma che bello. Ovviamente l'unica roba da rompere è quella. Va, tutte queste tubazioni. È bello. Veramente bello. Allora, alcuni punti mi ricorda molto l'evento Blockbuster e anche il dungeon del laboratorio. Ma è enorme la mappa, ragazzi. Porca puttana, andiamo a vederla bene. Tanto questa qua, ragazzi, era una prova video, volevo farvi vedere un po' com'era l'evento. Wow, che cazzo è? Ok, la lava io non ho idea di quanto danno faccia. Fatto sta che sta roba della lava l'avevano liccata. Nella lava puoi camminare praticamente. Mi sa che è un bug, che mi fa camminare come non ci fosse tutto normale. Ti fa vedere un po' in nota. Continuiamo, qui c'è una serie di container, bellissimo ragazzi. Questo qua è un altro oggetto da difendere al 100%, che si vedeva anche nella foto del trailer. Che bello. Tutto è irrompibile perché comunque questo oggetto è da difesa. Abbiamo fatto la prima ondata senza problemi. Sfida 1, ondata 2. Sì sì, è molto simile alle orde parte 1. Cioè alle orde, alla prima volta che sono uscite le orde. Sopravvivi all'ondata... Ondata completata, quindi praticamente abbiamo fatto già una missione, che non è neanche giornaliera, ci ha dato 200 punti. Andiamo subito di nuovo lì, perché la prossima ondata si stazionerà di nuovo lì. Andiamo lì e vediamo un po'. Raga, sono molto molto felice. Speriamo che ci diano i materiali, perché ho visto che c'è una consegna di rifornimenti in arrivo, quindi andiamo a vederla nel dettaglio come funziona. Vedete, arriva proprio come un drop di battaglia reale. Arriva e possiamo subito notare che qui ci sono dei bastoni. Ne prendiamo uno. Vediamo cosa succede. Ci ha riempito a tutti dello stesso quantitativo di materiale. Le gambe di legno me le prendo, sono molto utili. Secondo me anche utilizzare una build come quella che di Barba Blake non è male. Non è male. Ti dico, questo assalto non serve a nulla se abbiamo le gambe di legno. E secondo me utilizzare la build di Barba Blake non sarebbe per niente male. Non sarebbe per niente male, sono sincero, ragazzi. Wildcat. E via. Quella che utilizzavo nelle avventure nella parte 1. Wow, ragazzi. L'ondata arriverà da un po' di tutti i lati. Però nel complesso abbiamo visto una bella parte di mappa. È proprio una miniera. Una miniera abbandonata. Guardate questi minerali. Che figata. Qui c'è la safe, che è un po' come la recupera i dati. Qui c'è la lava. E qui c'è un po' tutto distrutto. Ragazzi, è bellissimo. La zona si trova praticamente all'interno di... Sembrerebbe una bocca di un vulcano sott'acqua, ma... Wow. Bellissima sta zona vulcanica. Mi sa che hanno proprio sbagliato quelli leaker di battaglia reale. Perché hanno leakato qualcosa che riguardava un vulcano. Ragazzi,
Mi sa che hanno sbagliato di grosso. Era riguardante salva al mondo sta cosa. Perché qui è tutto. Oh, c'è una consegna di rifornimenti. E sta qua darà materiale a tutti, ripeto. Quindi se voi aprite la consegna da soli, darà materiale a tutti quanti. Guardate, eh. Visto? L'ha data a tutti quanti. Vediamo un po' se posso craftare qualcosa. Ovviamente, punto a farmi l'arco xeno, cosa che non posso ancora farmi. Elimina nemici. Le trappole le ho messe. Elimina abietti e mostri della nebbia. Wow, ragazzi, sono molto molto sorpreso di questa modalità. È una novità, ma alla fine ricorda molto la prima volta che sono uscite le orde, certo. Che io fortunatamente sono riuscito a giocare. Però non è nulla in confronto a questo. Le vecchie orde erano le vecchie orde. Poco da dire. Molto belle, standard diversi. Meno male che sono diversi, perché sennò... Va, sono tutti sti oggetti. È proprio bellissimo che si sono impegnati per fare sta roba. Col bastone, vedete? I mostri cascano subito, muoiono subito. Va, assurdo. Bello. No, secondo me, ragazzi, consiglio di fare come la Frostnite qui. Di fare come la Frostnite. Perché secondo me, costruire come la Frostnite con tutto quel video che vi ho fatto, il ragionamento dietro e tutto, secondo me ci sta. Perché costruire uguale fa entrare i mostri nei tunnel, li uccide nel mentre. Siamo già con i mostri al 155, Qua i mostri sono bastardi. E siamo alla sfida 1, ondata 2. Quindi vediamo un po' come si evolverà la situa. Tanto il bastone si sta rompendo, però siamo quasi all'ondata 2 fine. Non è male. Questa sera in live faremo una prova. Vediamo un po' come va. Per il resto il video lo vedrete il giorno stesso che uscirà la modalità, assolutamente. Wow, bello. Cioè guardate, coi bastoni va subito giù la barra delle eliminazioni, perché alla fine... perché alla fine sì, ragazzi, va qui. Eh sì, con Barba Blake ci sta. Mettete tesori di Barba Blake e andate a manetta. Bello. Visto? Siamo già all'ondata 3. Intanto qui le basi se le sono già fregate. Bravi ragazzi. E a breve cadrà una nuova consegna di rifornimento. Quindi attendiamo il punto. Eccola là. Ovviamente darà a tutti quanti materiale. La consegna di rifornimento si vede in lontananza con un fascio verde. Boh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia dato un po' un'idea su come giocarvi le missioni di questo tipo prima ancora di aver ancora giocato. Perché comunque avete visto, bisogna un po' costruire come vecchia Frostnite, con i tunnel eccetera, che comunque nel tempo si fanno. E poi allo stesso tempo escono ste consegne di rifornimento come in Frostnite. E l'ambiente è tutto nuovo, molto molto carino. Build da utilizzare ce ne sono differenti, ma alla fine switchare build è sempre la cosa principale. Ho appena ricevuto un sacco di cose, quindi andiamo a vedere se ho fatto l'arco xeno. Infatti l'arco xeno sono riuscito a farmelo. Molto bene. Noci di cocco, molto bene. Si farmano proiettili, qui si craftano e ci siamo. Abbiamo un bel po' di proiettili per fare al volo tutto quanto. Andiamo a vedere se i modificatori attivi se ne sono attivati, ma per il momento raccolta disabilitata. La raccolta disabilitata conferisce che non vi dà assolutamente nulla alla rottura di qualsiasi oggetto. E niente ragazzi, qui da Righi tutto, bella regà, ci vediamo stasera in live per provare insieme questa nuova modalità. Grazie della visione e a stasera ore 8 su Twitch, al canale Righe TTV.